Ciao ragazze, sono tornata finalmente con un nuovo video. Penso sia un paio di mesi che non mi vedete, però sapete benissimo in cosa sono occupata ultimamente e cosa è successo. Ovviamente per chi mi segue su Facebook, su Instagram, eccetera. Perché per chi non mi segue in questi due social, magari non lo sa, ma è nato il nostro piccolo Alessandro. L'amore della mia vita, della nostra vita. E niente, questo video è un video brevissimo, prima che si svegli per mangiare nuovamente, per appunto presentarvelo e farvelo un attimino vedere, raccontarvi in linea di massima, ecco, se l'avete sentito miagolare, è lui. Ha appena mangiato, ma secondo me si sveglia di nuovo. È lui, e niente, per raccontarvi del parto a grandi linee, e poi appena mi sarò un attimino sistemata e avrò preso i ritmi suoi, ovviamente ricomincerò con i video, anche perché ho ricevuto delle proposte di collaborazione, tra cui la nonna box di cui vi parlerò molto presto, appena mi arriva quella di settembre. E da un'altra azienda, e quindi ricomincerò appunto con i video. Allora, il parto, ragazzi. Beh, innanzitutto Alessandro è nato il 17 settembre alle 4:57 del mattino. Avevo un sacco di paure. La paura mia più grande era quella di non capire come fossero le contrazioni. E ovviamente la paura del dolore, avevo paura di non capire quando sarebbero arrivate le contrazioni. In realtà, ragazze, future mamme, non abbiate timore che quando vi arrivano ve ne accorgerete sicuramente, non potete non accorgervene. E allora è nato il 17 settembre. Vi racconto a grandi linee appunto cosa è successo. Allora, Alessandro doveva nascere innanzitutto il 23 settembre, come vi ho detto nei video precedenti, e invece è nato una settimana prima. Allora, cosa è successo? Il 17 dovevo trovarmi con altre due ragazze, due carissime amiche che ho conosciuto al corso, per fare colazione dal nostro meraviglioso Bulgarini di Thiene. Per chi di Thiene conoscerà sicuramente Bulgarini. E il giorno prima, per farla simpatica, quindi il 16, mando un messaggio alle ragazze e dico: ragazze, chi di voi è a Sant'Orso? E una delle due ragazze, che doveva partorire se non erro il 24, mi risponde: io. Io lì ci sono rimasta malissimo, ho detto: eh no, cacchio, ma come? Devo partorire io prima, no? Vabbè, pensando ad uno scherzo, le stavo anche scrivendo: guarda che se è vero non ti parlo più. Poi ci ho per fortuna pensato un attimo e me ne sono stata zitta. Insomma, sta di fatto che la ragazza era a Sant'Orso e mi ha detto: guardate che ho cominciato ad avere contrazioni, non so cosa. Ho detto: no, non è possibile, ma come? Doveva nascere Alessandro prima? E insomma, lì ho cominciato a pensare: no, adesso mi devo dare da fare, devo far nascere sto bimbo, non è possibile. Avevo il terrore di andare oltre il termine. Insomma, quel giorno lì ho cominciato a fare scale su e giù di casa, fuori, e alla sera ho detto: mano a mano, adesso andiamo a fare passeggiata. Siamo partiti, siamo andati da mia mamma, e lì, siccome ero un attimino sotto sforzo, ho cominciato ad avere dei dolori strani. E ho detto: dai, dai, che ci siamo, ridendo perché non ci credevo nemmeno io. Insomma, arriviamo da mia mamma, vado in bagno e avevo delle perdite strane. Ho detto: bah, magari mi sto facendo influenzare dal fatto che appunto la mia amica sta partorendo. E vabbè, lo dico a Manu. Il Manu mi dice: sta tranquillo che non è niente, partiamo da casa di mia mamma, che comunque non è distante da casa nostra. E arrivo a casa, le perdite erano aumentate. Allora lì mi sono fatto un attimino per prendere dal panico, perché erano delle perdite rosse, quindi segnavano un po' di sangue.
lì mi sono fatta prendere un attimino dal panico, ho sentito l'altra ragazza, cosa faccio, cosa non faccio, lei mi ha consigliato di chiamare in reparto, in ospedale, chiamo in reparto e parlo con l'ostetrica, che mi dice di stare tranquillo, che di stare tranquilla, di tenere ovviamente controllato il tutto e se le perdite aumentavano, se c'era qualcosa di strano, di andare in ospedale. Io non mi tranquillizzo per niente, mi metto nel divano, tutta agitata, ma lui mi dice stai tranquilla, vedrai che non è niente, non sta nascendo, non ti preoccupare, vabbè. E so che stavo guardando Colorado e non mi sentivo assolutamente bene, mi sono girata dall'altra parte del divano, dando quindi la schiena al televisore, e ho cominciato a sentire questi doloretti. Ho preso l'applicazione per le future mamme, consigliatissima se avete l'iPhone, non so se c'è anche per il Samsung, iMamma. Insomma, ho preso questa applicazione e ho cominciato a contare le contrazioni, perché c'è appunto il contatore delle contrazioni, e caspita, avevo contrazioni ogni 3 minuti. Al corso ci hanno detto, se avete contrazioni ogni 3 minuti, prendete con calma la macchinina e andate in ospedale. Insomma, ho cominciato a contarle, ho detto, Manu, guarda che qua mi sa che sono ogni 3 minuti, ma va tranquilla, vedrai che non è niente. Boh. Mi rigiro nel divano e mi si sono rotte le acque. Il panico. Oh mio Dio, amore, guarda, c'è la pelle d'oca a raccontarvelo. Amore, corriamo, guarda che qua si sono rotte le acque. Manuel è scattato in piedi, è andato su di sopra a prendere la valigia per l'ospedale. Io mi sono cambiata, vestita, e siamo partiti, siamo andati via. Siamo arrivati in ospedale alle 11:30. Alle 11:30, quando abbiamo parcheggiato la macchina, scesa dalla macchina, ho avuto un'altra inondazione, diciamo. E sono entrata in pronto soccorso, mi ha ricoverata, siamo andati su in reparto e la dottoressa mi ha fatto la visita ed ero già dilatata di 3 cm, 2-3 cm, non mi ricordo, mi ha fatto i tracciati e tutto quanto. Insomma, mi ha ricoverata e mi ha portata direttamente in reparto. Lì hanno detto a Manuel che poteva rimanere lì un'oretta e poi lo mandavano a casa, perché le cose potevano protrarsi anche per molte ore. Io non volevo assolutamente che Emanuele andasse via, insomma mi hanno portato in sta stanza con il tracciato, con addosso il tracciato. I dolori aumentavano. Ho fatto in modo che Emanuele chiamasse l'infermiera a controllarmi. Tra parentesi, scusate, mi sono dimenticata, ho sentito quella sera lì, sentivo anche contemporaneamente una carissima amica ragazza che ho conosciuto qui su YouTube, Petra, sei la mia salvezza. E tornando alla descrizione del lieto evento, sto toccando tutto quello che mi trovo davanti, oh mio Dio, calmati, e ho male, Manuel, per favore chiamami l'infermiera. Ma no, aspetta un attimo, ho detto che arriva. Manuel, chiamami l'infermiera, voglio assolutamente, immediatamente la peridurale. Ma no, aspetta, vedrai. Manuel, devo andare in bagno. Ok, ti chiamo l'infermiera. Furba io. Insomma, è arrivata l'infermiera, ho detto voglio la peridurale, fate qualcosa, voglio la peridurale. Arriva l'ostetrica. Tra parentesi, unica persona competente che ho trovato in ospedale, ma di questo parleremo un'altra volta. E arriva l'ostetrica, mi prende sotto braccio e mi fa, vieni a fare due passi con me. Ho detto, dove mi porta? E, non la vuoi fare la peridurale? Sì, andiamo. Insomma, siamo andati dove fanno la peridurale. È stata una cosa velocissima, indolore, perché il dolore delle contrazioni era più forte. Mi hanno fatto una dose minore, perché comunque ero già abbastanza dilatata e quindi avevano paura che non riuscissi più a sentire poi le spinte. E alle 4:20
Mi hanno portata in sala travaglio e da lì sono iniziate le spinte. Iniziate le spinte, non è una cosa assolutamente piacevole, però ragazze vi dico, non abbiate timore perché anch'io non ci credevo, perché tutti ti dicono, ma è un male che poi dimentichi, ma vedrà che quando prenderai in braccio tuo figlio o tua figlia che sia, ti dimenticherai del dolore. Allora, la verità è questa: ho cominciato con le spinte alle 4:20, alle 4:57 avevo il mio piccolino tra le braccia. Non è vero, non è vero che il dolore si dimentica, o meglio, vi rimane il ricordo del dolore, ma non. Cioè, veramente, appena prendete in braccio, è indescrivibile, appena prendete in braccio il vostro bambino, vostro figlio, non vi ricordate quello che avete passato. Oddio, non si può descrivere il momento in cui prendete in mano vostro figlio per la prima volta, lì iniziate a vivere, lì capite cos'è. Capite cos'è l'amore, perché è la cosa più bella del mondo, anche se non ho più tempo per sistemarmi, per fare tutte le cose che mi piacciono, non ho più tempo per andare dietro alle cose frivole, diciamo, anche se di notte dormi poco, anche se non hai più i tuoi orari, non esisti più tu, ragazze, non c'è niente al mondo di più importante e di più bello. E quindi mamme, future mamme, io vi auguro di provare più presto quello che sto provando io, è la cosa più bella del mondo. Non c'è niente che ci passa davanti, cioè non c'è niente che non fareste per il vostro piccolino. E niente, penso di avervi tediate abbastanza con le mie chiacchiere. Era da un po' che non chiacchieravo, quindi adesso vi ho riempito la mente e le orecchie di chiacchiere e discorsi nonsense, perché questo non è cambiato. E niente, penso che vogliate vedere il piccolino, anche se sta dormendo. Io ve lo prendo comunque in braccio. Tanto, ragazze, con le foto che vi metto, l'avete visto in tutti, sta ridendo il mio piccolo, in tutte le maniere, insomma. Poi magari se il video chiacchiericcio non è troppo lungo, anche se è troppo lungo, facciamo lo stesso, vi metto lo stesso qualche piccolo spezzone delle registrazioni che ho fatto con Manuel e tutto quanto. Avrei voluto che ci fosse anche lui per questo video, però se aspettavo un altro po', Alessandro andava a scuola, e quindi niente, vi faccio vedere il piccolo principe. Aspetta, pettiniamo questo piccolo bambino che ti stanno per vedere. Amore, dove vai? Dove vai con questa zucca? Aspetta che tiriamo su questo ciuffo, che non sei niente bello quel ciuffo. Stavo dormendo, mamma. Ti stanno per vedere a livello mondiale. Mondiale. Sei pronto? Mondiale, amore. Ciao, piccolo amore della babba. Guarda come sei rosso. Ciao. Ciao a tutti. Sono Alessandro. Ragazze, scusatemi se ho gli occhietti chiusi, ma quando ho gli occhietti aperti ho anche la bocca spalancata, perché io apro gli occhietti solo per mangiare. Mermoli. Sì, i capelli sono tanti. Sì, acidità ne ho avuta parecchia. E lui è il nostro piccolo principe. Aspettate, eccolo. Oi, oi, oi. Apri gli occhietti. Amore, Topino, apri gli occhietti. Dai, amore, fatti vedere.
Ti fai vedere? Ciao a tutti. Non gli apriamo gli occhietti? Va bene ragazzi, niente da fare, il piccolo amore mio dorme, per fortuna. Quindi io vi saluto, ci vediamo presto in un prossimo video e vi lasciamo appunto ai video di vita vissuta. Ciao! Ciao! Andiamo a fare le mine? Andiamo a fare le mine. Siete. Quanto belli siete. Ah, Didini, abbastanza. ho sonno perché questo bimbo stanotte ha pianto e io non sapevo cosa fare. Eccolo, eccolo che apre gli occhietti. Alessandro, amore, amore, Alessandro, ehi. Apri gli occhietti, amorisì. Guarda, diventerai così teta grande, sai? Cosa devi guardare? Guardati pure, guarda e impara. Devi essere così da grande, guarda che bello che sei. Un freerider, così si fa. Abbiamo appena fatto le pappe, adesso cambiamo questo colore puzzone qua. Perché qualcuno ha fatto la cacca, vero? Hai fatto la cacca, eh? E ciao patata, ciao. Hai visto la tua pallina? Mi che fa il bagno nel lavandino? C'è una frittella qua? Sono frittoloni? Oh, sono frittoloni. Stiamo andando in posta. Ciao, amore. Ciao. Grazie, mi piace tanto fare il biglietto col papà. Mi piace tanto fare il biglietto col papà. Dov'è il fagiolino? Ciao, piccolo fagiolino. Ciao ciao, sono andato a fare la passeggiatina. Sei comodo? Sì.